Seconda giornata a Galfood Manufacturing 2021. Siamo sempre a Dubai e sono con Fabio Bettio, General Brand Manager di Cibustech. Ciao Fabio, benvenuto. Grazie, buongiorno a tutto, grazie. Allora, perché Cibustech a Galfood Manufacturing? Dubai, tutta l'area MENA, rappresenta per Cibustech una delle aree geografiche strategiche in termini visitatori. Siamo qui come prima tappa di avvicinamento al programma di eventi 2022-2023 per raccogliere, per presentare agli espositori, ma soprattutto ai visitatori, le opportunità che i nostri eventi offriranno all'industria alimentare e tecnologica per i prossimi mesi. Ecco, esatto, entriamo un pochettino nel merito perché ci sono diverse novità per quanto riguarda sia il 2022 che il 2023. Allora, chiaramente a causa della pandemia ci sono stati diversi spostamenti in termini di date. Il 2022, quindi, lascio dire a te, ci sarà comunque una novità: Cibustech Forum. Che cos'è? Cibustech Forum è la prima edizione di una mostra convegno, di un Expo Conference dedicata alle tecnologie alimentari in una veste innovativa, sia come evento sia come contenuti. Sarà per Parma, per la nostra struttura, il primo evento occuperemo un solo padiglione con spazi preallestiti, quindi un evento, lasciatemi dire, più democratico, dove le aziende, dalle piccole alle medie alle grandi, si presenteranno con spazi contenuti, di conseguenza investimenti contenuti, ma dove cercheremo di presentare le innovazioni, il trend, quindi ragioneremo su una logica di tecnologia del futuro, di fabbrica del futuro. Analizzeremo con diverse agorà o sale workshop proprio nei padiglioni, quindi un po' strano per Cibustech, dove la parte espositiva è sempre stata predominante, quindi aree di confronto di contenuti all'interno del padiglione vicino agli espositori, dove tratteremo i temi di maggiore interesse per l'industria alimentare: la sicurezza alimentare, l'economia circolare, materiali innovativi, sostenibilità, digitalizzazione, il tema della supply chain, quindi il tema delle materie prime in tutte le loro forme. Quindi cercheremo di dare delle risposte, avere delle case history che possono essere utili a espositori e visitatori nell'attività di tutti i giorni. Quindi insomma una due giorni molto concentrata, anzi se non mi sbaglio dal 25 al 26 di ottobre del 2022, naturalmente sempre a Parma, sempre presso Fiere di Parma, una due giorni dicevamo molto concentrata in cui le aziende comunque avranno l'appuntamento che sarà un po' un preludio, un propedeutico al Cibustech del 2023 che si comunque riproporrà in tutte le sue consuete forme, mentre questa sarà quindi una giornata proprio di incontri, di conferenze e di scambio che comunque consentirà alle aziende di ritrovare in Parma l'appuntamento con i propri clienti o futuri clienti, scambiarsi informazioni e però avere un investimento inferiore in termini di risorse, di tempo e di costi. È corretta questa sintesi? Assolutamente. Come hai anticipato, il 2022 sarà un anno con uno stravolgimento nel calendario fieristico internazionale. Ricordiamo che nel 2022 avremo la manifestazione sorella Nuga Foodtech e quindi poi lo spostamento di Cibustech nel 2023, come ricordato, dal 24 al 27 ottobre. Lo spostamento però ha lasciato comunque un buco nel mercato italiano. Infatti lo spostamento è stato vissuto da alcuni espositori, ma da molti visitatori, come la mancanza di un momento di incontro. E Cibustech Forum, quindi con una logica nuova, non impegnativa, anche innovativa, una logica test anche per Cibustech, va a colmare questo bisogno. Quindi a Parma, in Italia, c'è comunque un momento dedicato alle tecnologie food and beverage. Fabio, hai detto una cosa molto vera, nel senso che quando io ho avuto la notizia, io per prima, dello spostamento, dello slittamento di Cibustech al 23, ho avvertito da parte di qualche azienda vostra, aziende che comunque partecipano abitualmente a Cibustech, quasi un momento di smarrimento, perché era l'appuntamento, chiaramente dopo anche un periodo così lungo, no, in cui si perdono anche un po' dei riferimenti. Quindi voi non avete abbandonato le aziende, l'appuntamento comunque ci sarà in una forma diciamo più concentrata. Anche in questo modo mi sembra molto intelligente come idea, in quanto chiaramente le aziende avrebbero potuto anche trovarsi in difficoltà o in imbarazzo, perché comunque anche a Nuga Foodtech è un appuntamento per noi italiani molto importante in termini di tecnologie. In questo modo potremo avere sia l'una che l'altra cosa. Le novità ci saranno comunque, perché dopo 2 anni di fermo delle fiere sicuramente avremo tante cose da dire e ci potremo
potremo preparare tutti per Cibustec 2023, che si terrà sempre in ottobre, giusto? Assolutamente sì, 24-27 ottobre, un Cibustec che confidiamo prosegua nella scia della positività e degli ottimi risultati del 2019, quindi appuntamento 22-23 con gli appuntamenti della famiglia Colmes e Fiere di Parma. Allora, sicuramente incrociando sempre le dita in questa oltretutto scia di entusiasmo che comunque respiriamo qui a Dubai a Galfo Manufacturing, rinnoviamo l'appuntamento a Cibustec Forum a tutte le aziende italiane che parteciperanno per il 25 e per il 26 di ottobre del 2022, sempre a Parma. Grazie a Fabio Bettio. Grazie a voi, grazie.